Volevo farti una sorpresa. Volevo vederti e quindi sono passata. Ma non dovevi venire qui. Perché no? Papà, Tobia, fammi, li diamo da mangiare. Sì, tesoro, tu. Ciao, ti piace il mio cane? Si chiama Tobia, giocoliere. Sì, è un bel cane. Anche a me piacciono i cani. Caro, è qualcuno che cerca me? No, cara, no, è soltanto la ragazza della stireria. Sono passata per dire al signor notaio che i suoi colletti da oggi in poi non possiamo più stirarglieli. Mai più. Grazie. Su, andiamo. Andiamo da mangiare il cane. Buongiorno, Olivia. Prego. Grazie. Entra, accomodati. La tua visita mi sorprende. Immagino. Ascolta, Olivia. Sono venuta innanzitutto per ringraziarti di quanto hai fatto per i Pironi. Ma sono venuta anche per dirti che Pietro è il mio uomo da sempre. Ho lottato tutta la vita per lui e continuerò a lottare. La sola idea di perderlo mi fa impazzire. Accomodati. Anna, fin da bambina ero innamorata di Pietro. Ho sempre sognato che un giorno anche lui potesse accorgersi di me. Quando l'ho incontrato di nuovo, dopo così tanti anni, mi sono illusa che fosse possibile che anche lui un giorno potesse ricambiare il mio amore. Ma il sogno, che era bellissimo, è svanito subito. Devi credermi. Tra noi non c'è stato niente. Non c'è stato niente perché mi sono resa conto che in ogni momento, nei suoi pensieri, c'eri sempre tu. Ogni suo sguardo, ogni suo gesto era rivolto a te. E non a me. Stai tranquilla, scomparirò. Fra pochi giorni partirò per non tornare mai più. Mi dispiace. Sei una donna meravigliosa, Olivia. Solo io posso comprendere il tuo dolore. Che è quello di una sconfitta d'amore. Oh no, il tuo è un sacrificio. Tu hai immaginato un amore, forse, per tanti anni e questo è arrivato troppo tardi. Le chimere sono illusioni che ti fanno ferite profonde. Ma tu sei giovane. Hai tutta la vita per nutrire altri sogni. Vedrai.
Arriverà anche per te un momento in cui... in cui sarai felice. Anna, mi avrebbe fatto piacere averti come amica. Anche a me. È il destino che ci ha fatto incontrare e ci ha fatto dividere. Peccato. Sono venuta a chiarire ogni malinteso con l'unico uomo della mia vita, che non voglio assolutamente perdere. Ti ho mentito, Pietro. Non è vero che Armando non prova niente per me. Solo che lui mi ama, ma sa anche che il suo amore è impossibile. Gliel'ho fatto capire chiaramente. Ho sbagliato a non dirtelo prima, lo so, ma... avevo paura che tu mi fraintendessi. E questo è stato il mio secondo terribile sbaglio. Ma ora tu devi riacquistare fiducia in me. Noi dobbiamo vivere insieme per sempre, come marito e moglie. E io sono disposta a tutto pur di riuscirci. A tutto. Crollasse il mondo. Vedrai che un po' d'aria ti farà bene. Sì, sicuramente. E poi, in fondo, è solo un po' di mal di testa. Però non è soltanto da oggi che non stai bene. È un po' che ti osservo. Perché non vuoi che chiami il medico? Oh, per carità, Giuseppe, no, ti prego. Non è necessario, davvero. Anna, prendi un tè con noi. No, grazie, mamma. Sono venuta perché devo parlarvi. Herman deve ritrattare la sua dichiarazione alla Sacra Rota. A qualunque costo, a qualunque prezzo. Lo so che ti chiedo tanto, papà. Ma io ho il diritto di essere libera di vivere la mia vita con Pietro, di sposarmi, di avere la mia famiglia. Così non può andare avanti. Così rischio di perderlo, papà. Anna, figurati se io non ti capisco. Ma devi renderti conto che accettare le richieste di Herman in questo momento è come consegnarci a lui completamente, subire qualunque tipo di ricatto. Devi mettere da parte il tuo orgoglio, papà. Lo devi fare per me. Me lo devi. Me lo devi, papà. Nostra figlia ha ragione. Siamo stati noi a portare Herman nella nostra famiglia e a imporle di sposarlo. E dunque, adesso tocca a noi risolvere la faccenda. Gli errori, prima o poi, si pagano sempre. Timio! Pietro, come mai sei qua? Cercavo Livia, è in casa? No, Livia sta per partire. È andata a Ruscello a raccogliere la biancheria. Ma tu come ti senti? Stai male? Oh, invece sto bene. Sto bene io. Pietro, tu non ti dovrai più preoccupare di niente. Ma di cosa dovrei preoccuparmi? Di Herman. Anche tu sei vittima della sua malvagità.
ma vedrai che prima o poi tutti devono pagare le loro colpe. Senti, se hai bisogno di soldi, se hai bisogno di un lavoro, io sono qua. No, adesso sono io che voglio aiutare te. E ti prometto che prima o poi ti farò un bel regalo. Te lo meriti dopo tutto quello che hai fatto per me. Noi siamo amici. Non mi devi niente. Ti devo chiedere scusa. So che hai incontrato Aurora. Avrei dovuto dirtelo io che è mia figlia. E come tutti i figli è gelosa di chiunque lei pensi che possa incrinare l'unione familiare. Anch'io la penserei così se mi trovassi nella sua situazione. L'ho incontrata. Anna? Sì. E le hai parlato? È venuta da me senza odio ad aprirmi il suo cuore. Ma tu, Pietro, sei disposto a seguire un consiglio di chi ti è affezionato e non pretende niente? Certo. Allora ascoltami. Anna è una donna eccezionale. E tu sei tutto per lei. Sei la sua vita. Non devi perderla per incomprensioni o risentimenti. Avrete altri problemi da risolvere assieme per raggiungere la felicità. Proprio tu mi fai questi discorsi. E chi più di me? I tuoi sentimenti sono così rari. E io non sento di meritarli. Lascia che sia io a deciderlo. Addio. Io sto per partire. Non posso più restare. Mi fare solo del male. Posso abbracciarti? Sì? Marchese? Ho ricevuto il suo invito. Si accomodi, conte, prego. Ringrazio. Ho riflettuto su quanto ci siamo detti durante il nostro ultimo incontro. Ho riflettuto
e sono giunto alla determinazione di prendere in esame la sua proposta. Naturalmente, a condizione che lei rinunci fin da ora ad ogni sua pretesa di convivere con Anna sotto lo stesso tetto. Se lei riuscirà ad ottenere dalla Sacra Rota l'annullamento del suo matrimonio con mia figlia, potrà diventare nostro socio. Ah, ne sarò felice. Naturalmente immagino una percentuale in società, diciamo, del 50%. Di questo dovremo discutere ancora con gli altri soci, ma sono sicuro che si tratterà di una quota del massimo rispetto. Ma c'è un'altra condizione. Quale? Il tutto avverrà quando l'annullamento del suo matrimonio con mia figlia sarà reso ufficiale, non prima. Posso chiederle, Marchese, cosa l'ha spinta ad essere così disponibile? Mi era sembrato di cogliere una certa insofferenza nei miei confronti ultimamente. Accetta la mia proposta o no? Certo che accetto, anche se sarebbe opportuno mettere per iscritto la sua offerta e anche la mia partecipazione nella società, anche perché non vorrei che si ripetesse la spiacevole situazione del misero assegno. Conte Ludovici, lei mette in dubbio la mia parola? Marchese, scripta, manent, verba, volant. A ben rivederla. E buongiorno. Vieni qui, piccolino mio. Oh. Ciao. Ciao, amore. Ciao, amore mio. Ecco che arriva zia Agnese. Ciao, zia. Agnese. Sì? A cosa stavi pensando? A niente. È da qualche giorno che non sembri più la stessa. C'è qualcosa che ti preoccupa? No. Sono solo un po' stanca. E poi lo sai come sono fatta io, no? Piacerebbe avere tutta la famiglia intorno. Tutti a tavola, insieme. Come facevamo fino a poco tempo fa. Beh, ora è tornato Antonio. E tutto sta andando per il meglio, no? Manca solo Nicola. Chissà. Forse ha ricevuto la lettera di Pietro e sta tornando. Sta tornando, papà. Sì, che sta tornando. Sì, che sta tornando. Thank you.
qua, fatti abbracciare. Bravo, bravo. Grazie, don Aiello. Oh, grazie, è troppo buono. Una sedia per il nostro tenore. Che splendida voce, sembra quella di Enrico Caruso. Grazie. E ora prendiamo all'Italia, che ci sta sempre nel cuore. All'Italia! All'Italia! Bevete, bevete, che è il vino d'allegria. Che dice Pace, li facciamo ballare questi paesani. Una bella tarantella, su! E voi che state seduti? E andate a ballare su, la sorte, a divertirsi! Sbornia. Ancora non mi sono ripresa. Buongiorno. Mi dispiace per quello che è successo ieri notte. Non avrei dovuto. Sai, il vino. Per te mi piace molto. Ma io sono sposato in Italia. E ho un figlio. E ho tradito la fiducia di mia moglie. E anche quella di tuo padre. E ho ingannato anche te. Scusami. Mi sono fatto trascinare dai sensi. Adesso mi sento così in colpa. No, Nicola. Non devi sentirti in colpa. Anche io ti volevo. Un uomo come te io non l'ho mai incontrato. Sei sincero e onesto, è per questo che mi piaci. Ma vedi, io... Ho capito. Ti senti in colpa per aver tradito tua moglie. Ma cerca di non pensarci adesso. Per me è stato bellissimo. Anche per me. Scusami. Ma
Bene, bene. Tutto come previsto. Sei stata brava, figlia mia. Così daremo un padre a quel figlio che ti porti in pancia. Ma papà, ma che dici? Io lo conosco appena e poi è sposato in Italia. L'Italia? L'Italia è lontana. Le lettere che lui manda nessuno le riceve e neanche gliene possono arrivare. Penserà che si sono scordati di lui e lui di loro. Hai capito? Tu te lo sposi e così sistemiamo quella brutta faccenda che hai combinato. Ma papà, quello è un bravo ragazzo. Vuoi mandare anche lui in fondo all'Addison? No, non credo. Perché mi sembra che già ti piace. No, papà, non voglio. Angela, le regole della famiglia le conosci. Zia, che è successo? Niente. Come niente? È per via di tuo figlio, vero? Era una bambina, Pietro. Sono stata dalla marchesa Emma Obrofari, ma lei non ha avuto il coraggio di dirmelo. E allora come sai che si tratta di una bambina, scusa? È venuta qui una ragazza e mi ha confessato di essere mia figlia. Tua figlia è venuta a trovarti? Sì. Beh, ma allora perché piangi, scusa? L'hai cercata per tanto tempo, adesso che l'hai trovata, sei triste? Perché è stato orribile. Lei mi odia, Pietro, e ha ragione perché io l'ho abbandonata. Ma no, no, non ti odia. Se è venuta fin qui, vuol dire che anche lei ti ha cercato, no? Adesso magari dovete soltanto darvi il tempo di conoscervi. Vedrai. Senti, ma è una ragazza di qui, del borgo? Non te lo voglio nemmeno immaginare. Elisa. Sì. Elisa Deodato è mia figlia. Sei sicura? No, aspetta, aspetta un attimo. Zia, non devi fidarti di Elisa, perché è capace di tutto. Magari ha saputo che cercavi il tuo bambino e adesso sei inventata tutta questa storia per chissà quale intrigo. Aspetta, aspetta prima di fare qualsiasi cosa, voglio parlare con Anna. A lei la marchesa dirà la verità. Capisci, è passato talmente tanto tempo che adesso chiunque potrebbe prendersi gioco di te, ingannarti. Ti prego, Pietro, aiutami, dimmi che cosa devo fare. Non lo so. Magari potresti cercare di rintracciare il padre. No, no. Lui sa qualcosa, chissà, forse. Non posso. Non puoi o non vuoi? Non posso. Zia. Ma perché non mi vuoi dire questo nome? È meglio per tutti che non si sappia. Splendida, sorprendente giornata. Ma mi sono stancato di stare in questo posto. Non ho mai amato la campagna. Domani prendiamo, andiamo a Roma ed Elisa sarà felice di vederci. Ma
ancora Elisa. Non sono proprio io che ho voglia di tornare nella capitale, tanto più che sono stata invitata dal duca Scipione Vigorelli per una cena proprio domani sera. Una cena e una partita a poker. Che ne dici? Il duca è un accanito giocatore, sempre in cerca di un pollo da spennare. Mi ha chiesto se volevo portare qualcuno. Tu lo conosci, il duca? No, non ho mai avuto il piacere, ma una partita a poker non si rifiuta nessuno. Sì, bravo. Bravo. Sì. Va bene. Questo. Marchese. Liliana. Avevo bisogno di vederti. Liliana, tutto quello che avevamo da dirci ce lo siamo già detti. No, non è vero. Io ho cercato di dimenticarti, di dimenticare quello che c'è stato tra noi, ma non ci riesco. Per favore, non qui. Non voglio metterti in imbarazzo, ma ho bisogno di rivederti. Buongiorno, Marchese. Buongiorno. Marchese, buona giornata. Buongiorno. Senti, Liliana, mi dispiace, davvero. Addio. Era il Marchese, vero? Sì, l'ho visto passare. Andava di fretta, ma mi ha detto di salutarvi. Su, andiamo, che è tardi. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Oh, il figliol prodigo. Enrico. Enrico Brofari. Non mi saluti neanche, eh? Dopo che ti ho cavato dai guai? Dopo che ti ho salvato da un mare di debiti? L'unico guaio mio e della mia famiglia è stato quello di incontrare te. Ed è inutile che cerchi di rientrare a far di parte. Perché tu sei fuori. Del tutto. Senti, senti, l'agnello che ha imparato a far la voce grossa. Che stia diventando un uomo. Beh, mi fa piacere, visto che diventerà mio socio. Che vai farneticando? Ai, ai, ai. Vedi, Enrico, tu e una moltitudine di altri come te devono ringraziare la loro buona stella e baciare la terra dove cammina loro padre, perché senza il loro padre sarebbero dei pezzenti morti di fame. Tu sei un bastardo! Ah! Datemi la mano, per favore, Herman! Marchese, si calmi. Herman. Io mi vendicherò di questo e di tutto il male che hai fatto, quanto è vero Dio lo farò. Devo consigliare io di stare più calmo, eh? La tua furberia non ti suggerisce altri modi? Come? Proprio tu che sei il padrone di certe situazioni, diciamo così, difficili. È diventata saggia! Oltre che bellissima, sensuale. Chiudi la boccuccia, amore. Ho appena incontrato Herman. Dice che sarà nostro socio. So che è stato qui. Che cosa gli hai promesso? Gli ho offerto, anzi ho accettato, di farlo entrare nella nostra società. Che cosa hai fatto? Era l'unico modo. Ma l'unico modo per fare che cosa? Ti sarei grato se non mi interrompessi. Scusa, papà. Non è stato un incontro piacevole, te lo assicuro. Ho dovuto fargli delle concessioni. Era l'unico modo per ottenere da quell'individuo l'impegno a lasciare libera tua sorella. E tu, per liberare Anna, fai entrare Herman nei nostri affari? Ma lo sai che così ci leghi a lui mani e piedi? Che ci ricatterà quando vorrà? Lo so. Ma è un rischio che dobbiamo correre. Purtroppo non vedo altra soluzione. No, no, no.
Altre soluzioni si possono trovare. Questa sicuramente da scartare. Senti, papà. Tu quell'uomo lo conosci. È un avido, un immorale, non si ferma davanti a niente. Sarà la nostra rovina. Enrico, ho dato a Herman la mia parola. E la manterrò. Forse ti dimentichi che per far entrare Herman nei nostri affari c'è bisogno del mio consenso. Io non lo darò mai. Era proprio non guarda, è una serata. Preferisco non giocare. 800. Non entra una carta. Guarda, io faccio vedo. Quindi per me sarebbe proprio il caso. Ma se mi apri una Oh, un tris di 9, signor Duca. Bene. Un 10. Conte, due donne. Sì. E 10 per me. 1000. I suoi 1000? Più altri 4000. No. Vedo le sue 5000. No, per me. Poker di 9. Tristi donne. Bene. 100.000. Le sue 100.000. Più altre 400. Ne posso chiedere un paio di secondi per riflettere? Tutto il tempo che vuole, signor Duca. Chi è quel signore che gioca con il Duca? Non lo so, ma sinceramente potrebbe essere un professionista. Passo. Per favore, posso vedere la sua carta coperta? Vede, signor Duca, nella vita come a poker ci sono delle regole. E per vedere si paga. Certo. Signore, ti ringraziamo per questo cibo che anche oggi hai voluto concederci. Scusate. Come mai è fatto tardi? Mi sono fermato a pensare al futuro della nostra famiglia. Al futuro della nostra banca. Futuro che è stato messo nelle mani di un delinquente. Enrico, non mi pare che sia un argomento di conversazione molto adatto da portare a tavola. Volete spiegarci cos'è accaduto? Non mi sembra il momento per parlare di certe cose. Mamma, è giusto che tutti sappiano. Nostro padre ha deciso di far entrare Herman nella società di famiglia. Era l'unico modo
per far sì che ti concedesse l'annullamento. Scusate, non mi sento troppo bene. Ho un po' di mal di testa. Dirò ad Orsolina di portarmi qualcosa in camera. Ti accompagno. Grazie. Papà ha fatto bene. Era l'unico modo per liberarmi di Herman. Ma ti rendi conto di quello che dici? Enrico, cerca di ragionare. Aspetta, aspetta, Rosa. Questo è un problema tra me e mia sorella. No, Enrico, è qui che ti sbagli. Non è un problema fra noi due. Grazie al gesto di papà, io forse potrò finalmente sposarmi e dare ad Aurora una famiglia felice, serena, normale. Tu lo conosci, Herman. Non ti lascerà mai in pace, mai. Se entrerà a far parte della nostra società, non ci sarà nessuna sacra rota che potrà aiutarci. Senti, io conto qualcosa in questa società. È stata mia l'idea di metterla su. E non avvalerò questo scempio. Senti, Enrico. Io ho sacrificato tutta la mia vita per voi. Sempre. Io non firmerò la nostra condanna a morte. Ci distruggerà. Ma cosa devo fare? Devo mettermi in ginocchio. Ti prego. È la mia ultima possibilità. Ti scongiuro. D'accordo. Troverò un'altra soluzione. Grande con il tuo bluff. Hai rischiato di brutto però, eh. L'inganno è sempre vincente. Peccato che Elisa non sia venuta. Si è persa un grande spettacolo. Doveva vedere la faccia del duca. No, ma la tua specialmente. Con quel tuo atteggiamento nei suoi confronti, come avrebbe potuto accompagnarci? Su. E poi in questo periodo si sente incompresa. È gelosa, gelosa di noi. Ma non credo sia il tipo, sai. Io e Elisa non la vedo una fedele. Basterà una mia carezza per farle passare l'avvilimento. Che tu non le farai. Perché in fondo a te di lei non importa più niente, no? Sai cos'è che mi fa impazzire di te? La tua sicurezza e la tua profonda malvagità. Ma no, sono gli altri che sono stupidi. Signora Contessa. Come sta, dottore? Lo salverete? Faremo tutto ciò che è possibile. Ma è molto grave? Speriamo di no. Ma ora non posso dirle altro. Domani darò informazioni più precise. La ringrazio. Adesso mi scusi, Contessa, la devo lasciare. Devo preparare per l'operazione.